tutti, do il benvenuto alla a tutti voi alla settima edizione dei Linux Day di Grosseto. Anche quest'anno per la terza volta consecutiva il Linux Day è ospitato in CNA, io rappresento CNA, che è un'associazione degli artigiani e quindi rappresenta le imprese artigiane, in questo caso della provincia di Grosseto. Siamo ben lieti per la terza volta consecutiva di ospitare Linux Day perché per prima cosa ci mette a contatto con un mondo con il mondo di voi giovani e ne siamo orgogliosi perché sicuramente insomma siete le nuove leve del domani, siete la classe dirigente del domani. E come seconda cosa perché ci dà l'opportunità invece di illustrare ovviamente i temi della tecnologia, dell'innovazione, della cultura informatica e dell'open source, quindi del software libero, invece alle piccole imprese che sono ovviamente la spina dorsale portante anche dell'economia nella nostra provincia. Per questo motivo ringraziamo noi come CNA tutta l'associazione Good at Work che anche quest'anno per il settimo anno consecutivo organizza il Linux Day a Grosseto, quest'anno anche con ospiti importanti che il presidente che prenderà tra poco la parola, il presidente dell'associazione, vi illustrerà. È una giornata, una mattinata ricca comunque di avvenimenti, di impegni, di tematiche da affrontare insieme a voi, quindi sicuramente avrete spunti anche voi per fare delle domande, per approfondire alcuni temi che sono sicuramente importanti. Quindi io intanto vi ringrazio della presenza, ringrazio anche della presenza tutti i nostri ospiti che ora poi faranno un giro di presentazione e quindi spiegheranno chi sono e i temi che affronteranno. Durante la mattinata interverranno anche le autorità che vi porteranno comunque il loro saluto, quindi il mio compito a questo punto è di passare la parola al presidente dell'associazione Cura e Torto, ma che sta parlando, ma ora arriverà il microfono. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, ringrazio le scuole che hanno partecipato con tantissimi studenti, spero vi faccia piacere, vi divertirete ad assistere qui alla parte che riguarda la comunicazione, il giornalismo, l'informazione e nell'altra sala quella c'è la parte tecnica, come avevo detto prima, dove faremo vedere cose che riguardano Linux, la grafica e i nuovi sistemi operativi. Ringrazio la CNA che ci ha ospitato in questa bellissima sede, ringrazio Marco Gasparri che la parte di comunicazione della CNA che ci dà sempre un importante aiuto, tutti gli ospiti che sono intervenuti, poi faremo parlare, quindi si presenteranno, e i due moderatori, i due giornalisti sono Santorelli e Sestini che sta arrivando. Una cosa importante è che potete fare domande, potete interagire, intervenire, quindi in ogni momento se avete qualcosa da chiedere, qualcosa da dire, non vi fate problemi, potete intervenire, se si parla proprio di comunicazione vorremmo fare una cosa interattiva, insomma, quindi se qualunque dubbio avete, qualunque domanda volete fare, saremo lieti di intervenire subito e di cercare di rispondervi. È un'edizione importante quest'anno proprio da un punto di vista storico, perché ricorrono i 30 anni da quando è stato costruito il primo PC, sono 20 anni che è stato scritto il primo kernel di Linux da Linus Torvald, quindi proprio il cuore del sistema operativo che presentiamo sempre a questa manifestazione, ma è importante anche perché in Italia sono 10 anni che viene fatto il Linux Day, la prima manifestazione fu fatta proprio nel 2001. Per chi non lo sa, è una manifestazione che viene fatta in contemporanea in tantissime città d'Italia, anche quest'anno sono circa 130, e i temi più o meno sono quelli della diffusione non solo della conoscenza sul sistema operativo con Linux, ma in generale su tutto quello che è il software libero e su quella che è la libertà di informazione dal punto di vista soprattutto delle licenze e delle normative, rivolto non solo al software ma anche all'arte, alla cultura o all'informazione, come è il caso di oggi, che abbiamo invitato qui. Siamo abbastanza orgogliosi di essere riusciti a mettere insieme tutte queste persone perché sono i maggiori autori di blog italiani, quelli che hanno più accesso, quelli che sono più visitati, quelli che sono più diffusi, quelli dove si discute di più, e quindi ecco, vuole essere un nostro contributo per chiedere alle persone che in Italia fanno un nuovo tipo di informazione
trasformazione, il web 2.0, forse il web 2.5, siamo a questo punto, siamo in vista del web 3.0, ecco, affrontare il tema di oggi. Il tema che è un confronto tra quella che era l'informazione, quella che era la comunicazione di qualche anno fa, la televisione, la carta stampata, a quello che sta diventando la nuova comunicazione, ma non intesa come giornale online e basta, ma intesa come social network, intesa come i blog, la comunicazione proprio come avviene. Penso, voi siete ragazzi molto giovani, quindi credo che chi è di voi che utilizza il social network? Non mi vergogno, alzate la mano. E fate tutte le domande che volete. Vi ringrazio a tutti e lascio la parola a Santanelli, che è un giornalista di 9 e sarà uno dei moderatori della tavola. Grazie. Buongiorno a tutti. Io direi innanzitutto di fare un giro di presentazione per cui ogni persona parlerà di se stessa. 5 minuti e anche meno e ci dite appunto come operate sul web, perché comunque se avete dei profili diversi, qualcuno più marcatamente giornalistico, qualcun altro invece più blog, per cui ecco, a voi la parola. Buongiorno a tutti, io sono Daniele Chieffi, sono un giornalista, mi occupo di comunicazione, lavoro per una grande azienda del credito come comunicatore, come credito stampa, tra le altre cose insegno all'università e da sempre mi occupo di comunicazione sul web, di gestione dei rapporti sul social network e ultimamente, tra l'altro, mi sono anche dilettato nello scrivere un libro. Quindi ho tentato di raccontare un pochettino meglio questo mondo e quindi cercheremo poi nel dibattito di approfondire questi temi. Sentite, io sono Luca Ceccarelli, oltre a essere l'assessore all'innovazione del Comune di Grosseto, ma abbiamo risparmiato il saluto istituzionale perché sinceramente insomma diventa una cosa un po' troppo formale. Io partecipo al dibattito nella doppia veste di assessore all'innovazione, mi fa piacere discutere con persone che hanno una competenza così elevata e un'esperienza soprattutto così concreta della rete. Dall'altra parte ho anche un mio piccolo blog che si occupa appunto di tecnologia e quindi porto il contributo anche molto modesto rispetto agli altri partecipanti al tavolo, ma comunque anche il mio contributo di blog. Buongiorno, nell'attesa che vi svegliate mi presento anch'io. Vabbè, insomma, ricordo diciamo quando al liceo mi capitavano incontri extrascolastici, quindi questa memoria mi è chiara. Mi chiamo Don Isino, sono responsabile di Blog Italia, che è una directory di blog, quindi dal 2004 raccogliamo un elenco di blog italiani organizzati per argomento e per luogo geografico. Adesso mi sto occupando da alcuni anni di sviluppare strategie per persone e imprese per la presenza sul web e sui social network, quindi Facebook, Twitter e tutto il resto. Anche un blog locale su Palermo e spero che ci sia occasione anche di parlare di blog specializzati, che sono un po' una frontiera abbastanza comune negli ultimi anni. Grazie. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Mannella, io scrivo per una testata giornalistica che si occupa di scienza, si chiama Galileo, io ho fatto biotecnologie, poi ho iniziato un master alla Sapienza di Roma in comunicazione scientifica, adesso scrivo su Wired, sull'Espresso, ogni tanto anche su altre riviste un po' oscure che non vanno tanto in edicola, e però mi occupo soprattutto di innovazione, social network, di vedere come sta cambiando un po' la rete. Quindi devo dire che io queste cose le sto scoprendo anche insieme a voi, però mi sto interessando molto anche a quello che sta succedendo fuori dall'Italia, perché
sembra strano, ma qua siamo sempre indietro anche su questo genere di cose, e quindi guardando un po' fuori si riesce a trovare qualcosa che ci può dare l'ispirazione anche per andare avanti, perché tutto sommato non siamo messi poi tanto male. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, io sono Emilio Pucariello, scrivo per il magazine I Mille, che è una rivista di poi vi ho dopo di che cosa si tratta. Quando mi hanno chiesto di venire qua ho pensato che l'avessero fatto perché avevo anche un blog personale, poi un editore mi ha contattato, ho scritto un romanzo partendo da questo blog e quindi diciamo una storia un po' particolare, nel senso che sono passato dal blog alla carta stampata. Adesso collaboro con il Mucchio Selvaggio, con una rivista, ma questo è che probabilmente il Mucchio Selvaggio non sono anch'io. No, nel senso, una rivista degli anni 70, non ha a che fare con quello che state pensando. Esatto. Roba da vecchi radical shit. E quindi pensavo che mi avessero invitato per questo, poi invece ho scoperto che l'hanno fatto perché vivo a Pistoia, quindi sono vicino, quindi dei Mille, dato che il direttore dei Mille vive a Boston, hanno pensato che fossi più vicino a te, perché in qualche modo raccontarvi che cosa fanno I Mille e soprattutto come si fa al giorno d'oggi a combattere porta a porta con un blog, che non è una delle cose più facili di questa terra, ma insomma in qualche modo qualcosa si può fare, vi dico tutto. Buongiorno a tutti, sono Stefano Minguzzi, io lavoro nel campo della comunicazione e del marketing, principalmente sul settore web, da una decina d'anni a questo punto. Nel frattempo, dai tempi dell'università, ho iniziato a creare siti, fare riviste online e oggi collaboro anch'io con la rivista imille.org. Ho realizzato vari blog, poi per lavoro, un po' per passione, un po' per anche impegno diciamo politico, quindi poi di queste cose parliamo più approfonditamente. Sono contento di essere tornato a Crosseto, perché ho fatto io le medie e dicevo qua, quindi un po' ritorno a casa. Ciao a tutti, sono Achille Ferraro e sono SEO. SEO è la parte della parola inglese che non sapesse Search Engine Optimization, ovvero mi occupo dell'ottimizzazione dei siti nel campo di ricerca. E nel mio intervento vi spiegherò come funziona Google, come fa a posizionare e utilizzare Google. Salve, io sono Giuseppe Nicosia, sono, lo dico per prima cosa, uno dei fondatori insieme a Ludo e a Luca del Lug qui a Crosseto, quindi diciamo che è uno dei primi a lavorare in questo settore per creare questa nuova sensibilità. Faccio l'avvocato, generalmente mi occupo di tirar fuori la gente dai guai e in particolare faccio il consulente per un certo numero di crews di hackers e sono anche membro del Circolo dei Giuristi Telematici, che è proprio un'associazione che si occupa di giuristi e tecnologia, e interloquirò con tutti questi amici proprio sulle tematiche, sui risvolti giuridici di certe attività che abbiamo menzionato, blogging e comunicazione in generale. Salve a tutti, sono Gian Piero Valenza, sono il direttore di un giornale per ragazzi che si chiama www.it. È un'esperienza nata qui a Crosseto e vi racconterò come è nata questa esperienza e anche come i ragazzi possono informarsi sulla rete. Allora, cominciamo da chiedervi che nel suo profilo tu ti definisci un comunicatore, che vuol dire tutto e niente.
presa un po' PR, un po' ufficio stampa, perché il tuo lavoro è legittimare socialmente il soggetto che rappresenti. Allora io vorrei chiederti, ma è così importante sul web, che comunque è un mondo senza filtri, dove ognuno può dare anche dei giudizi avventati senza giustificarli, creare appunto questa legittimazione sociale? E poi davvero potrà essere il web a dettare l'agenda o rimarrà il mezzo di serie B ancora? Ce la faremo. Mi sentite così? Forte e chiaro, grazie. Allora, innanzitutto che cosa vuol dire essere un comunicatore? Di fatto io di mestiere faccio l'addetto stampa, gestisco i rapporti per una grande azienda nei confronti dei media. Originariamente l'addetto stampa nasceva quando esistevano solamente giornali e televisioni e radio. Il lavoro dell'addetto stampa, dell'ufficio stampa, era quello di interfacciare l'azienda nei confronti dei giornalisti e far sì che l'azienda uscisse nel migliore dei modi possibili. Una buona copertura è ampia e ovviamente cercando di evitare che i giornalisti pubblicassero notizie negative. Perché è importante sulla rete? E io vorrei partire dall'ultima domanda che mi hai fatto, nel senso se oggi internet detta l'agenda del media. Allora, secondo me la rete oggi è assolutamente il media potente, il media è in grado di dettare l'agenda non solo ai media tradizionali, ma di dettare l'agenda in generale alla percezione del mondo e alla percezione di ciò che accade nel mondo rispetto alle persone che stanno sulla rete. Questa sala è piena di ragazzi, di studenti, tutti quanti voi, l'ho chiesto prima, hanno un profilo su Facebook e sono assolutamente presenti sui social network. La maggior parte delle persone sotto i 20, 25, anche sotto i 30 anni si fanno una loro idea di ciò che accade nel mondo sulla rete, su internet. Per un'azienda, e qui poi vorrei chiudere perché poi in realtà parlare di aziende e di come comunicano le aziende in questo senso mi sembra un po' fuori dal registro, però velocemente, per un'azienda è fondamentale essere nella rete, perché nel momento in cui si crea una reputazione, una riconoscibilità sulla rete, è in grado poi di interfacciare direttamente le persone che stanno su internet. E questo significa crearsi una reputazione, crearsi un proprio mercato, difendere la propria capacità di interagire e avere una relazione con i propri clienti, con i propri stakeholder, che sono banalmente le persone interessate a quello che fa questa azienda. Per tornare velocemente, poi magari... Vorrei chiederti, ma crearsi una reputazione vuol dire anche riuscire a non far passare le critiche, a nasconderle o a edulcorarle? Sì. Sì e no. Allora, la critica c'è sempre. Su internet chiunque è in grado di criticare, di prendere una posizione rispetto a qualcuno o a qualcosa. E questa critica e questa posizione si sviluppa, si diffonde viralmente sulla rete, chiaro? Per cui io non sono in grado, io, qualsiasi azienda, qualsiasi comunicatore, qualsiasi addetto stampa non sarà mai in grado di intervenire su 10 persone che si scambiano una critica negativa sull'ultimo iPad, anzi sull'ultimo iPhone. Prendiamo un esempio chiaro, no? Allora, l'ultimo iPhone, il 4S, è stato presentato e ha provocato qualche delusione, perché non era quello che ci si aspettava, non aveva il tasso di innovazione che quello ci si aspettava, e questa cosa è diventata un problema virale, nel senso che per Apple la critica è cominciata a circolare in maniera velocissima. Dov'è la chiave di tutto questo? Non è cercare di nascondere le critiche, è cercare di avere un rapporto sano con le persone che sono sulla rete e che si rivolgono a te. Perché? Perché tu non hai possibilità di nascondere qualcosa. Tu hai solamente la possibilità di dialogare in maniera aperta e in maniera onesta. Se fai un errore, la tua necessità, la cosa più importante è quella di saper dialogare e ammettere il tuo errore. In questo senso internet, rispetto a ciò che era prima, è un luogo di grande democrazia, un luogo di grande trasparenza. Se prima io potevo nascondere la notizia giornalista del giornale, della carta stampata o della televisione, oggi sulla rete io questa cosa non la posso più fare. E l'unica arma che ho è quella di avere la capacità di
convincere che nonostante il fatto io abbia fatto un errore o che in qualche maniera sono criticabile, sono in grado di intervenire, cerco di risolvere il problema e faccio ammenda, quindi sono onesto, sono trasparente e se vuoi che in qualche modo sono anche etico. Ecco, ma si può essere etici lavorando comunque per un cliente, cioè non essendo un blogger, un giornalista, perché tu comunque lavori per un grande gruppo bancario che oltretutto proprio in questi giorni sta passando un po' di problemi. Ecco, come si fa a far passare al cliente o anche semplicemente al lettore, a chi naviga sulla rete, l'idea che un dipendente di Unicredit possa parlare di Unicredit in maniera super partes, in maniera disinteressata quasi? Non è questa la chiave, nel senso che allora la mia banca non è in grado di raggiungere, la mia banca non è in grado di dialogare bene sulla rete, è un'altra. La mia banca non è in grado di dialogare bene sulla rete, non ci riesce, perché le banche per definizione sono strutture estremamente rigide. Però è ovvio che nel momento in cui io, qualcuno mi paga lo stipendio, io devo fare l'interesse di quell'azienda. Questo è evidente. Però è evidente anche che a differenza di ciò che accadeva prima, io lo devo fare non più in maniera artificiosa e nascondendo ciò che non va, e cercando di forzare la mano ai giornalisti a far scrivere cose belle sulla banca. Io lo devo fare avendo il coraggio di entrare in relazione con le persone che sono sulla rete. E il coraggio di entrare in relazione con le persone che sono sulla rete significa esattamente quello che accade a ognuno di noi quando si trova in un gruppo di persone. Cioè, entra in una comunità, parla con le altre persone, si mette a nudo in qualche modo, si mette a nudo con i suoi pregi e i suoi difetti. È ovvio che io quando dirò qualcosa cercherò di dire qualcosa che è positivo per me, però non lo posso fare in maniera artificiosa e in maniera forzata, lo devo fare in maniera trasparente ed etica, perché altrimenti la rete mi punisce. E questo è il grande cambio centrale di ciò che è accaduto fra l'offline e l'online, è che prima io potevo e avevo gli strumenti per nascondere ciò che accadeva, perché avevo pochi interlocutori, avevo poche persone con cui parlare, avevo pochi giornalisti, avevo poche testate. E se riuscivo a evitare che le cose uscissero, se io avevo il controllo di quei giornalisti, io avevo anche la possibilità di non far uscire determinate altre notizie. Oggi chiunque è sulla rete è in grado di essere, tra virgolette, un giornalista, perché è in grado di inserire un contenuto, è in grado di scrivere che la mia banca non lavora bene o che gli ha rubato i soldi o che non è brava come dice di essere. A quel punto io non ho nessun'arma per contrastare questa cosa, se non quello di dire: è vero, hai ragione, abbiamo sbagliato, cerchiamo di risolvere il problema. E quindi a quel punto è un confronto diretto, uno a uno, che mi obbliga, mi impone un'etica diversa rispetto a quella che avevo prima. Questo non sgombra il campo dal fatto che comunque sia un dipendente di un'azienda rimane un dipendente di un'azienda, ma sgombra il campo dal fatto che io, il mio approccio comunicativo, e io vengo dal mondo del giornalismo per cui ho visto le due facce, il mio approccio comunicativo è un approccio costrettamente più etico. Io sono costretto a essere etico, sono costretto a essere onesto, sono costretto a essere trasparente, anche assumendomi dei rischi, cosa che prima non dovevo e cercavo a tutti i costi di evitare. Oggi non lo posso fare, perché su Facebook, banalmente, chiunque mi può criticare. E questa critica può diventare virale e può diventare per me un problema reputazionale. Viceversa, se io entro in relazione con chi critica, io sono in grado di spiegargli quantomeno le mie ragioni. Però io, alla persona con la quale entro in contatto, sto riconoscendo un ruolo fondamentale, cosa che prima le aziende non riconoscevano. Per me quella persona è un interlocutore alla pari rispetto a me. Prima per me il pubblico, il cliente, era un numero che entrava nelle statistiche, un numero che entrava nei customer care, cioè negli uffici reclami, non mi importava quello che pensasse. Ora mi deve importare, perché quello che dice lui, è in grado di influenzare i suoi amici, le sue cerchie, se vogliono stare a Google Plus, i suoi amici se vogliono stare a Facebook, è in grado di essere ripreso da un blogger, è in grado di diventare in qualche modo a suo modo un media. Per cui a quel punto io sono costretto a interfacciarmi in maniera etica. Il grande cambiamento da questo punto di vista della comunità, dei media relativi online rispetto all'offline, è proprio questo, essere costretti all'etica.
passiamo a Luca Ceccarelli. Stavo parlando di etica, qui banalmente ti chiedo cosa c'è di più etico di un web accessibile a tutti gratuitamente e perché la società, diciamo, che promuove Linux in Italia esiste dal 94, siamo nel 2011 e ancora non è diffuso Linux. Io per primo, per pigrizia, non ce l'ho, per cui quali sono i motivi? Allora, la risposta è al limite del banale. Dato che per alcuni anni gli sviluppatori di Linux hanno pensato più a fare un sistema funzionante che un sistema usabile, da molti anni non è più così, cioè in realtà Linux è usabile al 100%, perché detto, io sto proiettando da Linux e non mi sembra che ci siano cose strane, no? Sta funzionando perfettamente. Rimane un problema più grande. Paradossalmente non è difficile, o almeno non è così difficile fare un sistema operativo che funziona, è difficile farlo adottare. Pensate che se io vi dico Apple, tutti conoscete Apple, giusto? Chi non conosce Apple, conoscete tutti Apple. E nonostante lo conosciate tutti, considerate che il tasso di penetrazione del sistema operativo di Apple non raggiunge il 10%. Ok? Quindi con un marchio così forte. Pensate che dietro alla comunità di Linux non c'è un marchio forte, perché banalmente mancano i soldi per fare marketing. È tutto lasciato al fatto che ci siano dei volontari sparsi per il mondo che si occupano di fare quel marketing che gli altri fanno con i soldi e con le società specializzate. Questo è il motivo per cui fondamentalmente Linux ha tuttora il circa il 5% di penetrazione. E è tantissimo se ci pensate, mi sembra così termini, perché se Apple c'ha il 10, il fatto che Linux sia ben 5 è tanto. È chiaro che qui mi spoglio di una giacchetta e me ne metto un'altra, molto lo devono fare le pubbliche amministrazioni, perché il rapporto col cittadino ce l'ha la pubblica amministrazione. Qui al Grosseto lo stiamo facendo, stiamo spingendo tantissimo il tutto libero e stiamo cercando di far capire che tutto il libero è qualcosa che si può utilizzare tutti, dalla pubblica amministrazione al cittadino semplice. Non costa niente, è qualcosa che comunque garantisce di avere la licenza di quello che si usa. Quanti di voi hanno comprato la licenza di Windows e di Office? Nessuno. Ok, quanti ce l'hanno craccato? Ok, quindi usare il software libero significa fare qualcosa che è legale, mentre siamo tutti, io no, perché ho smesso del tutto, ma insomma, fino a poco tempo fa anche io ero tutti nell'illegalità. Allora, io capisco chi dice faccio una cosa illegale perché non ho modo di farla legalmente. Chi scaricava il primo MP3 diceva, ma io perché non devo scaricare l'MP3? Se io voglio una musica digitale non la metto. Invece ora, per il software che ci si usa tutti i giorni, al sistema operativo all'Office, ce l'abbiamo un'alternativa legale e gratuita. Quindi non ha più senso avere qualcosa di craccato quando posso averlo legale a 0 euro. E questo è il motivo per cui noi stiamo spingendo tanto e speriamo che sia il momento buono per me. Tanto la domanda era fondamentalmente perché Apple fa figo e Linux no? L'ho sintetizzata, l'ho brutalizzata, ma insomma è vero, ma ci sono due aspetti fondamentalmente. Il primo è che Apple, come dicevo prima, spende in pubblicità cifre mostruose. Considerate che quando comprate un PC Apple, comprate quello che diceva Lorenzo, comprate un'immagine. Se andate a vedere dei PC di pari caratteristiche, state spendendo quasi il doppio di quello che vale quella macchina. Però la macchina è bella, ah, la metto lì e fa tanta bella figura. In realtà, se pensate che il sistema operativo Apple non è nient'altro che una versione di un vecchio sistema Unix che si chiama BSD, con sopra una grafica bellina e ci ha messo Apple. Quindi non state nemmeno comprando qualcosa di tecnologicamente rilevante, sia nella macchina sia nel software. È tutta un'operazione principalmente di marketing. Linux ci arriverà mai? Beh, allora, fino a qualche anno fa avrei detto no, assolutamente non ha nessuna possibilità.
Se non fosse che da qualche anno, esattamente dal 2004, esiste una società che si chiama Canonical, in cui Mark Shuttleworth, quello che l'ha fondata, ha deciso di, lui era uno di quelli che ha fatto i soldi con la New Economy negli anni 2000-2001, ha fatto una baracca di soldi, dopodiché ha venduto tutto e se li è presi. E una parte di questi soldi li sta investendo in una versione di Ubuntu che si chiama, è una versione di Linux che si chiama Ubuntu, che probabilmente conoscete. Quanti conoscono Ubuntu? Beh, no, non male, non male. Bene, qui dietro questa versione di Linux c'è Mark Shuttleworth che tramite Canonical ci sta mettendo dei soldi, e sta mettendo dei soldi non solo per migliorarlo a livello tecnico, ma anche e soprattutto per dare quella pennellata di marketing che mancava a Linux. Per esempio, ha fatto il servizio Ubuntu One, per cui avete una cosa tipo Dropbox in cui si possono mettere file, sta lanciando Ubuntu Music, che è tipo iTunes, sta dando appunto quei servizi che sono di più, ma che servono poi a fare figo. Un'ultima domanda, se tu facessi il lavoro di ambiente, comunicatore, su cosa punteresti? Al di là della gratuità del prodotto, io punterei sicuramente su tutta questa cosa che sta facendo Shuttle. Secondo me sta facendo un'ottima cosa, cioè io ti direi, puoi fare le stesse cose che fai con Apple, la metterei proprio così. È chiaro che non potrai mai competere con le macchine Apple in quanto a design, ma puoi dare la stessa esperienza, per cui se io ho un servizio per condividere la mia musica online facilmente e ascoltarmela da qualunque dispositivo, quanti di voi sanno che con Linux si può mettere la musica online e ascoltarla col telefonino, quella che abbiamo sul computer di casa? Ora lo so. Ok? Non lo sapevate, e questo è il punto. Queste cose andrebbero comunicate. Io posso fare un repository online con insieme ai MP3, mi collego col mio telefonino Android e me l'ascolto in giro. La musica che ho sul digitale. Posso fare il repository online in cui metto i miei file e mi sposto ovunque. Posso utilizzare tutti i servizi di Google e quindi avere un archivio di documenti, immagini, suoni che posso vedere da tutte le parti. Queste cose si possono già fare. Se riusciamo a comunicare questo, probabilmente concludiamo quelli. Adesso abbandoniamo un po' gli aspetti più tecnici e torniamo di nuovo a parlare di blog. C'è una cosa che mi ha colpito del tuo blog Italia. Sì. Perché tu praticamente da blogger critichi altri blogger, perché dici che comunque anche nella rete ci sono dei blog di serie A, potrebbe essere quello di Beppe Grillo, come potrebbe essere anche magari un Vasco Rossi che annuncia ogni raffreddore o depressione che ha, oltretutto che vengono anche amplificati dai media tradizionali, quindi dai siti internazionali. Allora io ti chiedo, ma il web, soprattutto il mondo dei blog, non dovrebbe essere quello dell'uguaglianza, dove tutti partiamo dalla stessa base e poi arrivano più avanti i migliori, quelli più interessanti, hanno più contatti? Io penso che ci sia una retorica legata a tutta una serie di aspetti della moderna tecnologia che non sempre condivido. Intanto tu dicevi che Blog Italia fa delle critiche, in realtà Blog Italia è uno strumento abbastanza neutrale, nel senso che serve a fare un po' da elenco, un po' il corrispondente dell'elenco telefonico per quanto riguarda i blog. Questa è la ragione principale del suo successo. Poi io come blogger ho ovviamente delle opinioni che in genere non si ritrovano in Blog Italia, possono essere sul mio blog personale, sul mio Facebook, sul mio Twitter. Per tornare alla tua domanda, io credo che internet in generale sia uno strumento, così come tanti altri strumenti. Non è buono o cattivo in sé, quindi aspettarsi che porti uguaglianza può funzionare nella misura in cui aiuta a vincere tutta una serie di problematiche, per esempio quella della asimmetria informativa, cioè molte cose non succedono perché ci mancano una serie di informazioni affinché queste cose accadano, e da questo punto di vista può sicuramente aiutare. Però insomma, e qui entriamo in concezioni quasi di filosofia politica, si produce nel mondo comunque una disuguaglianza tra gli uomini, non vedo perché e in che modo internet dovrebbe annullarla. Può sicuramente contribuire a diminuirla, soprattutto dove questo sia appunto ingiusto o molto ingiusto,
se pensiamo alla primavera araba, insomma, sicuramente internet ha contribuito moltissimo al ruolo di Facebook e di Twitter in molti paesi, seppur dove si sia cercato di limitarlo ha avuto un plus importantissimo, però non mi aspetto che automaticamente ci siano delle rivoluzioni, dipende anche da come si utilizza. Da questo punto di vista l'Italia mi sembra particolarmente indietro. Noi rischiamo oggi di celebrare il come diceva prima appunto l'ospite che mi ha preceduto, un ruolo di internet nel settare l'agenda che ci deve portare comunque a riflettere. Ricordo un libro di qualche anno fa proprio sul blog, quando il fenomeno del blogging era veramente molto forte. Adesso insomma Facebook e altri canali hanno preso per certi versi il sopravvento, anche se i blog si sono un po' specializzati, e diceva che si può parlare di successo dei blog quando i blog nel paese preso in considerazione incidono sulla politica, sull'economia e sulla cultura, cioè riescono a provocare delle trasformazioni forti. Se andiamo a guardare l'Italia, per quanto riguarda la politica abbiamo una serie di casi che sono se non altro discutibili. Io ricordo insomma alcune primarie del PD in cui Scalfarotto, che era appunto questo bancario inglese che era assolutamente stava proprio in rete, sembrava che dovesse vincere lui le primarie, poi quando si andò a votare prese meno dell'1%, credo 0,6, quindi posso confermare gli amici nei 1000. Esatto, quindi e poi comunque andando avanti, forse il primo caso di influenza forte della rete sulla politica è stato quello del referendum di quest'anno, quindi siamo nel 2011, però non è detto che sia quello, cioè, io guarderei un po' quello che accadrà in futuro. Per quanto riguarda l'economia, ci sono forse le ripercussioni più forti nella misura in cui incide sulla comunicazione delle imprese, e sono d'accordo con lui. Per quanto riguarda la cultura, i fenomeni che si sono diffusi in Italia partendo dalla rete forse sono un po' pochi, c'è qualche libro che arriva da alcuni blogger, ma c'è poco. Cioè, quando tu mi citi Vasco Rossi, che va in rete correttamente tra l'altro, mi stai parlando di un cantante famoso degli anni 80 che era un mito per chi oggi ha 40 anni per esempio, e lo è anche per i più giovani, che utilizza comunque la rete in maniera top down, perché lui ha i suoi iscritti con cui non ingaggia nessuna comunicazione, nel senso che comunque l'utilizzo di Facebook è come se fosse un canale assolutamente mainstream, cioè lui con i suoi eventi. Da questo punto di vista non mi sembra nulla di diverso rispetto a un canale televisivo, a una sua apparizione o ad altro, soltanto che disintermedia, quindi prende sicuramente una caratteristica della rete, ma non è così innovativo insomma. Dei tre elementi che hai citato, io credo che cultura la possa fare anche la persona che presenta il proprio libro da solo sul proprio blog, mentre invece sulla politica e sull'economia volevo chiederti se secondo te questa scarsa incidenza sia anche dovuta al fatto che in Italia comunque i blog non sono regolamentati. Mi spiego meglio: se il sito di un giornale scrive una pregnaccia in campo economico o in campo politico non deve rispondere, se lo scrive un blog che anche che sia autorevole ancora non è così regolamentare, si parla spesso della cosiddetta legge bavaglio, di dare la responsabilità ai blogger come se fossero giornali e media tradizionali, diciamo. Ma tu non credi che una legge che comunque regolamenti il mondo dei blogger gli dia anche poi più credibilità e più attendibilità? Ma qui io avrei da ridire, cioè nel senso che secondo me non è vero che i blog non sono regolamentati, perché siamo soggetti, così come chiunque, a essere posti sotto indagine per diffamazione, per esempio. Ma se io metto un commento nel tuo blog da un internet point dicendo che Cioccarelli mi sta antipatico, finché tu non lo rimuovi rimane lì. Ok, da questo punto di vista io ti posso dire che avendo alcuni blog che sono particolarmente frequentati,
La mia attenzione nei confronti di questi blog è assolutamente alta, quindi non mi scompongo assolutamente quando mi si chiede di rettificare entro 48 ore. Se non lo facessi sarebbe sicuramente una mia grossa negligenza nei confronti dei miei lettori, cioè per me è impensabile stare 48 ore senza vedere cosa è accaduto sul mio blog, quindi non mi scompone assolutamente. Capisco che la multa e l'approccio è sicuramente intimidatorio, però sai, mi preoccupa molto di più il fatto che se io posto sul mio blog un contenuto che è diffamatorio, credo che ci sia da parte per esempio di un politico che potrebbe essere diffamato o anche di un'azienda una sorta di forte asimmetria, perché anche se non fosse diffamatorio, il solo fatto di dovermi difendere da una querela non ci metterebbe sullo stesso piano, perché io perderei un sacco di tempo e probabilmente mi preoccuperei anche se non è la mia indole, nel dover affrontare l'avvocato, le spese legali e tutte queste robe qui, cosa che invece probabilmente un politico o un'azienda fa con molta più semplicità, perché è una struttura apposita, perché insomma non incide sulla sua attività, sulla propria vita privata, così come inciderebbe per me. Io non sento il bisogno di questa regolamentazione, anzi sono per una deregolamentazione. Qui diciamo tiro in ballo uno scontro che è antico tra blogger e giornalisti, cioè siamo uno dei pochi paesi al mondo che ha un ordine, cosa che aveva molto senso forse durante il ventennio, adesso diciamo lo vedo un attimo meno appropriato. Mazzablog è stata definita in questo modo, che è stata tolta. Infatti è stato votato, come tutti sapete, questo emendamento di un deputato Cassinelli, che stabilisce praticamente l'obbligo di rettifica e la relativa sanzione unicamente alle testate giornalistiche online registrate. Precedentemente, questo lo dico per la platea, c'era un comma, il comma 29 dell'articolo 1 di questo disegno di legge sulle intercettazioni, che invece sosteneva totalmente un'altra cosa, in pratica che si dovevano rimuovere pena poi, delle pene molto severe, si dovevano rimuovere dei contenuti anche all'interno di blog che non erano, da chi magari li subiva, non erano idonei, e quindi il diritto di rettifica cosiddetto. Questo diritto di rettifica invece oggi spetta, almeno lo decide la legge, la norma, spetta solo a, come dicevo prima, i giornali online. Ecco, io voglio sentire, prima di tutto Guido Sforza, dovrebbe essere arrivato adesso, credo. Eccola. Lui ha un blog che si intitola guidoscorza.it, se non sbaglio, molto originale. Allora, prima di tutto voglio sapere, avvocato,
è soddisfatto di questa notizia che è arrivata? Ma ogni volta che si deregolamenta o non si regolamenta, meglio, perché qui non hanno tolto norme, non mi hanno introdotto di nuovo, se parliamo di informazione online sono soddisfatto, nel senso che, come dire, intanto funziona internet in quanto è uno strumento facile alla portata di tutti per comunicare con il resto del mondo e per dire quello che pensiamo. È ovvio che anche l'ostacolo normativo non può servire un avvocato per gestire un blog, altrimenti, come dire, a me conviene, ma al resto del mondo no. Senta, il ripensamento pensa che in qualche modo possa essere collegato anche al clamore che si è creato intorno alla vicenda Wikipedia? Ma ovviamente, come dire, fa sempre piacere pensare che anche internet o che anche le cose che accadono in rete siano a questo punto in grado di influenzare l'agenda politica e quindi almeno di porre un tema al Parlamento. Non vorrei illudermi, vero verissimo che c'era tantissima, almeno a questo giro, ignoranza, non sapevano nemmeno loro quello che stavano scrivendo in questo comma 29, probabilmente, o comunque non c'era un obiettivo realmente censorio, c'era semplicemente altro a cui pensare, ovvero le intercettazioni, e quindi rischiavamo un po' tutti di rimetterci la pelle, ma non era probabilmente questo il giro nel quale obiettivamente volevamo chiudere la rete. Insomma, quasi potremmo dire che dove non sono riusciti i giornali su carta ci è riuscito il mondo della rete a far cambiare via la politica. Beh, è sempre una sinergia, o almeno quando capita è una sinergia vincente, ormai c'è una convergenza mediatica assoluta, i giornalisti leggono online, per fortuna, non tutti, non ancora tutti, ma insomma anche la stampa tradizionale o la televisione leggono quello che si scrive in rete, e si assiste sempre di più ad una commistione, ad un mix di contenuti dei quali non è sempre facilissimo individuare neppure la provenienza. Questa è tanta parte in rete, però occorre riconoscere che è arrivato abbastanza rapidamente sui media tradizionali, e insomma non è scontato, non era scontato fino a qualche anno fa che il TG5, piuttosto che persino il TG1, che insomma certamente ha altro a cui pensare piuttosto che la rete, comunque nei titoli, nel raccontare del nuovo DDL intercettazioni dice se non c'è più la mazza blog, insomma sino a qualche anno fa bisognava spiegargli prima cos'era un blog, lo confondevano col blog, per cui siamo un passo avanti. Senta avvocato, spieghiamo bene allora anche alla platea questa norma che di fatto ha recepito poi questa modifica che è stata imposta, che cosa cambia, o perlomeno qualcuno ha detto in pratica non cambia nulla. Cosa non cambia, infatti, qualcosa non cambia, e questa è evidentemente la buona notizia, probabilmente sappiamo più o meno tutti quanti, qualcuno per sentito dire, qualcuno perché lo sa direttamente, ma insomma c'è una bella norma dentro la Costituzione. Fossimo negli Stati Uniti avremmo parlato del primo emendamento, qui parliamo meno romanticamente dell'articolo 21 della Costituzione che dice tutti hanno liberamente il diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo, e uno di questi mezzi evidentemente è internet, da sempre, ovvero da quando esiste la Costituzione, ma da prima della Costituzione, noi lo diciamo da quando esiste la Costituzione, dal 48 esistono due binari, cioè l'informazione per professionisti e da professionisti, quella che corre lungo i giornali piuttosto che in televisione, piuttosto che alla radio, e poi quella di chiunque che è evidentemente libero di aprire quella finestra e di raccontare quello che pensa. La prima, l'informazione professionale, ha delle garanzie e degli obblighi evidentemente più rigidi, può fare di più, può fare più in termini investigativi, di ricerca, può dire anche di più, ma naturalmente è sottoposta ad un controllo più rigido da parte del legislatore prima e dei giudici poi. Tra questi obblighi, quelli che incombono appunto su chi fa informazione per mestiere, c'è nella legge sulla stampa, è una legge vecchia almeno quanto la Costituzione, perché è stata scritta proprio dall'Assemblea Costituente, c'è anche quello di correre a rettificare le informazioni che si sono date entro 48 ore dalla richiesta di chi appunto si senta offeso da un contenuto pubblicato online, o semplicemente pubblicato non online evidentemente, o semplicemente ritenga che quel contenuto non riflette in maniera puntuale la realtà di fatti che lo riguardano. La mancata rettifica
pratica comporta una sanzione fino a 12.500 euro. Ecco, questa è una norma, come dire, che ha due presupposti storicamente. Il primo presupposto è che l'accesso ai giornali, alla televisione e alla radio da parte del soggetto eventualmente offeso, diffamato, che interessa alla rettifica, non è mai stato diretto, nel senso che io per poter pubblicare o ripubblicare la mia verità su un giornale avevo bisogno evidentemente di interfacciarmi con il direttore, con la redazione, con l'editore. Il secondo presupposto sul quale questa norma riposa è che dall'altra parte ci sono dei professionisti dell'informazione, quindi io chiedo la rettifica ad un giornale, ma dall'altra parte c'è una redazione, c'è un giornalista, c'è un direttore, casomai c'è anche un avvocato che è lì e si pone il problema: ho diritto o non ho diritto ad esigere la rettifica? Ho semplicemente detto che un politico è corrotto, perché quel politico è effettivamente corrotto, e l'ho detto dopo aver fatto le mie indagini di tipo giornalistico, piuttosto l'ho detto perché volevo semplicemente offendere, quindi ha diritto o non ha diritto alla rettifica. Ecco, questi due presupposti, quindi impossibilità di accesso diretto al mezzo di informazione e possibilità per chi gestisce il mezzo di informazione di verifica, sono due presupposti che evidentemente mancano nella blogosfera, in cui chiunque potenzialmente può replicare ad un mio post con un commento e scrivere la sua verità. Allo stesso modo manca il presupposto della mia possibilità di verificare, salvo che io non faccia l'avvocato per l'appunto, di verificare se chi mi chiede la rettifica ha diritto o non diritto ad ottenerlo. La norma in questione mirava semplicemente, tra virgolette, ad estendere all'intera blogosfera, ma in realtà ha un contesto più ampio, qualsiasi gestore di sito internet, quindi abbiamo detto per esempio a Wikipedia, questo obbligo di rettifica non avrebbe comportato la chiusura automatica della rete, probabilmente non avrebbe determinato davvero la censura online, ma certamente avrebbe rappresentato un deterrente e un disincentivo importante per chi avesse voluto utilizzare la rete in maniera semplice, immediata e diretta per fare informazione. Ecco, e soprattutto avrebbe consentito di veder prevalere sempre l'informazione del forte. Se qualcuno che ha più soldi di me o che è semplicemente più importante mi chiede la rettifica, se io di mestiere non faccio l'avvocato, non sto a verificare se ha diritto o se non ha diritto alla rettifica, rettifico pur di sottrarmi al rischio di 12.500 euro di multa. Ecco, questa era la portata minacciosa di quella norma. Grazie. Fabio Tusi, anche lui è un blogger, inutilista.wordpress.com, questo è il suo indirizzo. Cosa si auspica adesso lei, Tusi, dopo questa legge bavaglio del blog che è stata, tra virgolette, abrogata? Scusi, non è arrivato. Allora, Recchioni c'è. Dov'è? La stessa domanda la faccio a lei. Recchioni è anche lui un blogger, pronto alla resa.blogspot.com. Dal mio punto di vista c'è una necessità di regolamentazione della rete, nel senso che io mi trovo nella figura di essere tanto personaggio pubblico, ma anche imprenditore di documenti, quanto blog. Quindi da una parte è ovvio che non è preso la mia libertà di espressione dalla legge che stavo cercando di passare, dall'altra è la forte necessità di potermi tutelare in qualche maniera rispetto a persone che sfruttano la rete istantaneamente. La necessità di una forma di regolamentazione all'interno. È chiaro che il governo sa anche specificare, non sa pronunciare contro. Scusate, immagino non avete sentito niente di quello che ho detto. Ok, riprovo. Dicevo che se dal mio punto di vista c'è bisogno di una necessità di regolamentazione, perché se è vero che... Secondo me la vogliono... È andata così. Vogliono impavagliare. È una...
riassumendo rapidamente. Necessità di regolamentazione perché se da una parte la legge che voleva venire, che volevano far passare era questa legge che il governo voleva far passare era chiaramente inadatta per la rete e per il web. Dall'altra parte c'è una necessità di potersi tutelare nei confronti di chi usa la rete per calunnie, per fonte di informazioni controllate. Questo direi che funziona, quello della deregolamentazione funziona, non so perché il tuo che inviti a regolamentare non funziona. Te lo cedo però, da democratico te lo cedo. Sembra sentita adesso poco paradossale una giornata di ora funziona, va bene. Allora voglio affrontare adesso un altro problema, perché nel caso della CICOM, conosce sicuramente, ecco, c'è invece la volontà di dettare una nuova disciplina sulla circolazione dei contenuti online. Cosa pensa di questo? Secondo me in genere finisce sempre per girare intorno agli stessi argomenti, cioè si cerca di trovare un modo per ingabbiare qualcosa che non è stato previsto che potesse essere ingabbiato. È chiaro che c'è una forma di disagio enorme da parte del sistema che si trova di fronte al web e che è arrivato in ritardo perché se andiamo a vedere oggi la blogosfera in realtà è già vecchia. Cioè la blogosfera è già qualcosa che è stato sostanzialmente superato. Come fai a arginare la comunicazione su Facebook, per esempio? Facebook ci prova col suo sistema interno di controllo, ma è impossibile perché lì le persone parlano a ritmo continuo, in un aggiornamento costante su Twitter. Secondo me si cerca sempre di svuotare il vino e colcolino, sarà estremamente difficile, almeno che degli organi piccoli, perché stiamo parlando di organi sostanzialmente piccoli, riusciranno a controllare il web. Poi i grandi poteri dai servizi segreti mondiali e tutto il resto, quello già l'utilizzo che i governi fanno di Twitter è interessante da capire, però quello stiamo parlando di massimi sistemi che entriamo nel campo del cospirazionismo. Nel piccolo secondo me indipendentemente da quali saranno i provvedimenti, le cose il web andrà come devono andare. Ecco, sull'altra regolamentazione che è in itinere, mi riferisco al diritto d'autore. Allora, io di mestiere faccio il fumettista e il settore dei fumetti in questo momento sta iniziando a dilagare la pirateria per la prima volta. Tutti gli editori di fumetti italiani e mondiali si sono sorpresi del fenomeno e stanno reagendo come hanno reagito prima l'industria musicale, quindi commettendo gli stessi errori. Dal mio punto di vista si va verso un nuovo modello economico. Quello che esiste oggi non funziona più, perché se andrò con la solita carrettata di banalità, ma la gente ha perso l'idea del pagare per qualcosa che trova gratis. Non esiste più neanche il
senso della colpa di questo, e io sono perfettamente a favore, nel senso io so perfettamente che tutti i miei argomenti, io ho un mucchio di roba mia viene piratata ogni giorno, bene, circola di più, chi la vorrà comprare la comprerà comunque. Da più visibilità. Sì, ma non è solo una questione di visibilità, la visibilità poi diventa una sorta di mercificazione, no? Nel senso io accetto la libertà nell'attimo in cui questa mi dà popolarità. Non mi interessa neanche quello, non sono proprio interessato alla questione, nel senso quelli che poi intendono partecipare attivamente al meccanismo di consumistico del comprare un prodotto lo faranno comunque. Quelli che non lo vogliono fare semplicemente non conosceranno quel prodotto, ma neanche lo scaricheranno. È molto difficile che qualcuno è difficile perdere possibili acquirenti a causa della pirateria, al massimo se ne acquistano, chi non voleva comprare non compra comunque, è quello il punto, quindi per me il diritto d'autore è un'altra delle cose da superare nel prossimo ventennio, grosso modo. Prego. C'era allora, voleva aggiungere qualcosa riguardo a replicare, non lo so, questo nuovo modello? No, volevo soltanto, rispetto a questa cosa che tu hai detto, e cioè che le persone, volevo soltanto dire che non sono del tutto d'accordo sul fatto che le persone non sono disponibili a pagare per quello che possono avere gratis, nel senso che secondo me sono disponibili a pagare il giusto, esatto, cioè nel momento in cui i CD costavano 40 euro, e c'è stato un momento, forse voi siete giovani ma non ve lo ricordate, ma c'è stato un momento in cui un CD costava un botto, io sono stato un fortissimo pirata. Ok, ora non lo so quanto costano, perché li compro. Solo quando ho messo la tassa anche sui CD. Esatto. E ho smesso di essere un pirata nel momento in cui iTunes mi ha consentito di comprare un CD che casomai mi piaceva a 9,90€, che rispetto alle mie povere finanze mi sembrava un prezzo equo, cioè che io potevo pagare. Per cui se X Comics mette il fumetto a 1,99€ sulla sua app, che posso comprare e che io come utente di fumetto ritengo che quella cifra il problema sul diritto d'autore è che non tiene conto del mercato laddove esiste una parte di mercato pirata reale esistente, cioè il diritto d'autore se vuole continuare a fare profitti deve in qualche modo tener conto del fatto che cioè mi devi dare qualcosa, nel senso devi darmi la possibilità di essere in regola, però esiste il mercato della pirateria e pensare di sconfiggerlo soltanto a colpi di leggi è una cosa folle, su questo sono d'accordo, però cioè, la gente è disponibile a pagare, per cui bisogna agganciarla e fargli pagare il giusto e in questo modo la gente paga. Prego. Concordo assolutamente, il problema è che se quando iTunes è uscito fuori i 9 dollari per un album erano un prezzo equo, oggi non lo sono più, cioè adesso un'app dell'iPhone costata 200.000 dollari di sviluppo, cioè ben più di un disco, viene venduta a 79 centesimi, cioè il mercato è stato talmente livellato in basso nella guerra della vendita sul web, e quando io vedo un fumetto su Comixology venduto a 1,99€ o anche solo a 99 centesimi, tenendo conto che non ci sono i costi di stampa, che è un prodotto che viene rivenduto sul cartaceo, che è un prodotto che non costa praticamente nulla allo sviluppatore, io 99 centesimi non sono disposto a pagarli, ma non sono più neanche disposto a pagare l'euro per la canzone, voglio degli abbonamenti, come quello che si era suggerito, un bel abbonamento, io scarico